Buonasera amici sportivi di Mondo Futsal, torna il futsal amatoriale ma soprattutto l'appuntamento qui a Sezze e con la finale del V-Sport tra Villa Lusi in completo nero-azzurro che questa sera affronta l'FC Deportivo, reduce dalla vittoria proprio per Orizzonte che gli ha dato il passaggio a questa splendida partita di questa sera. Villa Lusi che invece è riuscita a vincere contro la formazione di Pontina. Ancora Coia, in mezzo gira a rete di Trapano, lancio lungo, Beriscia lo stoppa, poi si gira, va a calciare e ci mette una mano Neroni, allunga il, prova il tiro ed è il gol da parte di Beriscia, partita più decisa. Coia il tiro sporcato da una deviazione da parte di Trapano. In mezzo Martelletta, prova a chiudere a compasso la palla che termina fuori, a fatica adesso Rosella da uscire fuori, poi riesce però a smistare per Beriscia, se ne va Rosella, c'è libero proprio Beriscia e proprio la possibilità per il gol del raddoppio, Beriscia doppietta per lui e 2-0 per l'FC Deportivo. Intercetta la difesa del Deportivo, poi Rosella, ah, ci prova Martelletta, sorprende Neroni ma la mette direttamente fuori. È calcio d'angolo per Villa Lusi, prova Chianesi, trova soltanto l'esterno della rete dell'FC Deportivo, con Costanzo riesce anche a mettere in movimento Rosella, questa volta Martelletta in mezzo, arriva sull'altra parte la conclusione da parte di Costanzo ed è il 3-0 per l'FC Deportivo. Chianese e Villa Lusi, il tiro direttamente in rete con il gol di Chianese per Villa Lusi che a questo punto prova a rimettere in corsa la formazione nero-azzurra. All'indietro per Di Trapano, Martelletta, Di Trapano si avvita, va anche a calciare, lo fa molto bene perché spedisce la palla in fondo alla rete, il gol del 4-1. Ed ora siamo sul time out con la richiesta a questo punto da parte di Villa Lusi che il gol di e poi arriva come un treno dalle retrovie Costanzo, doppietta anche per lui. È il secondo tempo della finale V-Sport qui a Sezze con il bel primo tempo condotto proprio dall'FC Deportivo che pochi istanti fa è andata vicinissima al gol, la sesta marcatura. Ora esce bene Coia, prova dalla distanza, Coia lo gestisce molto bene fino poi a perderlo, poi Costanzo prova in due battute, arcuato per lui, prova adesso dalla conclusione, c'è una doppia deviazione e calcio d'angolo per l'FC Deportivo. Beriscia, Rosella, Beriscia, pallone subito in movimento la formazione nerazzurra, prova Ranieri, Morichini smanaccia al tiro libero proprio Chianese che adesso prova dalla distanza direttamente a rete, ancora su calcio piazzato, questa volta su calcio di punizione il gol di Chianese, lo scavetto non va a buon fine, prova a girarsi Beriscia, Costanzo si avventa sul pallone in maniera decisa, se ne va, poi prova a calciare e trova soltanto l'esterno della rete, i giocatori di Trapano, prova Coia, Morichini, parte Beriscia e c'è la parata di Neroni, il tiro direttamente fuori questa volta, è costretto invece a ricominciare da dietro con Paciotti che poi va a scaricare, c'è Morichini, Costanzo, Rosella,
Rossi che prova a calciare. Neroni gli dice di no. Chianese prova dalla distanza, palla ribattuta dalla difesa e poi Beriscia se ne va da solo a una prateria davanti a lui per spedire il gol del 6-2. Beriscia prova direttamente e finisce in rete, 7-2 il gol di Beriscia. Rosella, le finte che lude intervento dell'avversario, gol strepitoso di Rosella, 8-2 in rovesciata, spedisce la palla in rete, il gol di Rosella. Il tiro che vale il gol per Chianese di Trapano. Beriscia punta l'uomo, poi va anche a calciare. Arriva adesso il triplice fischio da parte del signor Ialongo, che dà la fine delle ostilità al torneo, la finale del V-Sport, dove l'FC Deportivo si impone nettamente nei confronti di Villalusi. Ringraziamento a tutta la il comitato per l'ottima realizzazione, ringraziando gli sponsor Millennium Ginzeria, via Piagge Marine Sezze, il centro Orizzonte che si trova sulla strada dei Monti Lepini a Sezze Scalo, Mancini Scavi, la macelleria Dante Montini, Speedy Car 92 Auto Noleggio e Bigas. Per il momento è tutto, a voi la più cordiale buonasera. A chi devo guardare però?